Buongiorno Giacomo Verri. Buongiorno a voi. Allora, Partigiano Inverno racconta di una storia di resistenza, ma è naturalmente la distanza anche un elemento importante di questo romanzo. Vedremo altri elementi. Intanto c'è una distanza generazionale, perché Giacomo Verri è un giovane autore, possiamo dire, perché ha deciso di riprendere la resistenza come modulo narrativo, come storia, come ambientazione. Ma allora sì, io sono del 78, quindi la resistenza ovviamente non l'ho vissuta ed è stata una scelta meditata quella di tornare su questo tema a 70 anni di distanza. In effetti anche da quello che mi è stato detto, dalle persone che incontro, eccetera, c'è quasi da una parte quasi un tabù a voler raccontare la resistenza da parte di una persona che non l'ha vissuta, come se da una parte uno non potesse far parte delle cose narrabili, e però dall'altra parte in effetti anch'io ho sentito come dire, un piccolo impedimento di fronte a questo tema così, così importante e ancora tutto sommato così, così fresco. Per cui per raccontare la resistenza con i filtri della distanza ho usato il filtro della distanza che si intreccia a quello dell'inesperienza, ovviamente, mutuando un'idea di Antonio Scurati, appunto quella della letteratura dell'inesperienza, che è la letteratura del giorno d'oggi in un mondo perlomeno come il nostro, dove si sta abbastanza bene, dove si ha la pretesa di allontanare il dolore, di sterilizzare tutto quello che ci circonda. Ovviamente anche la letteratura, nelle sue cose narrabili, non ha più elementi di dolore come potevano essere quelli della guerra, per cui lo scrittore di oggi non sa più raccontare la guerra, non sa più raccontare il freddo, non sa più raccontare la fame. Motivo per cui io nel raccontare ho dovuto porre una serie di filtri. Tra questi filtri ce ne sono, ovviamente, ci sono i modi di pensare, i modi di vedere la storia dei personaggi, ci sono dei filtri invece più strutturali, come il fatto di inserire la storia all'interno di una cornice che, come dire, è una ripresa, una variazione del modello manzoniano del manoscritto ritrovato. E poi c'è sicuramente come filtro, forse quello più evidente, il linguaggio, che è proprio una membrana molto spessa che separa noi dal passato, ma forse è anche un ponte di collegamento tra noi e il passato, Ecco, direi. un linguaggio, diciamo, che pesca molto anche nella letteratura, come per dire, forse il rischio è che di questa vicenda della resistenza abbiamo forse tutto sommato più una memoria letteraria che non una memoria reale, concreta oggi. Sì, può darsi che sia anche questo un handicap della memoria, anche se comunque la memoria letteraria è una memoria nobile. Certo, sulla storia resistenziale abbiamo i documenti, prima di tutto, cioè cose che hanno scritto, cose che hanno detto, di cui abbiamo i documenti tangibili, chi la storia l'ha vissuta, e poi i documenti letterari, anche quelli di chi l'ha vissuta e di chi non l'ha vissuta. Sicuramente raccontare la resistenza oggi, secondo me, deve passare per forza attraverso un filtro letterario, anzi io direi iperletterario, alla fine è quello che ho fatto io, nel senso che non avrebbe avuto senso da parte mia, ripeto, del 1978, cercare di fare il verso, di fare la mimesi di qualcuno che la storia, quelle esperienze le ha vissute. Per cui ho scelto il filtro esattamente contrario, cioè quello dell'iperletterarietà. Vittorini, in un risvolto, mi pare a Fenoglio, non so più se era, mi pare la Malora, aveva scritto che il rischio era quello per Fenoglio di, come dire, finire a raccontare usando afrodisiaci, dialettali, eccetera. E quindi lo ammoniva a non fare così. E io in fondo ho preso quell'ammonimento di Vittorini e l'ho capovolto, ho fatto esattamente Non così. possiamo, non possiamo che fare così a questo punto della nostra Ho storia. Certo. pensato, esatto. Ecco, una domanda relativa alla storia dei personaggi, perché non è un caso che in questa distanza ci sono anche i tre protagonisti. Il quarto, come ha Certo. detto in un'intervista, è anche il linguaggio. Ma insomma, i tre protagonisti, tutto sommato, possiamo dire che la storia
storia della resistenza in cui sono incalati nel 1943, però la sfiorano in qualche modo. Poi vengono coinvolti ovviamente anche drammaticamente, ma per certi altri aspetti, per gran parte del romanzo, stanno un po' ai margini. Perché il partigiano non combatte, il professore sta un po' in disparte, si rifugia, il bambino mitizza, ma è anche lui ovviamente fuori dalla partita. Esatto, questo è un modo ovviamente per creare di nuovo un filtro, dar ragione di questa inesperienza, ed è anche un modo che ho voluto usare per dire che questi personaggi forse in fondo sono anche dei personaggi del presente, non sono per forza dei personaggi del passato. Io penso che anche nel presente, anche nell'oggi, le persone, l'uomo sia in fondo scollato un po' dal mondo che lo circonda. In effetti forse viviamo in un mondo molto chiuso, molto privato, non ci sono più manifestazioni pubbliche così forti, così sentite come potevano essere quelle degli anni 70. Viviamo in un mondo che cerca il virtuale sotto ogni aspetto, e secondo me c'è davvero una frattura tra lo scorrere della storia e il modo di viverla dell'uomo contemporaneo. E ovviamente anche nei miei personaggi quello era un filtro per dire che se noi non possiamo più confrontarci con gli ingranaggi di quella storia successa nel 1943, possiamo invece pensare di affratellarci a quegli uomini soltanto se vediamo la loro storia non appoggiata su quel frammento di tempo là, ma nel grande meccanismo della storia, nel grande meccanismo della storia, quasi nel meccanismo del cambio delle stagioni, nel meccanismo ancestrale della natura. Certo. Verrebbe da dire, chiosando, che effettivamente l'esperienza o la non esperienza della guerra che si filtra attraverso questo romanzo, in qualche modo il messaggio è questo, la possiamo fare quotidianamente accendendo il televisore pieno di guerre, ma di cui non abbiamo nessuna esperienza concreta, insomma, in qualche modo, e non riusciamo più a capire cosa significa essere bombardati, perché non abbiamo più nessuno intorno a noi testimone reale di un'esperienza di questo genere, per esempio. Va bene. Sì. No, niente, volevo soltanto aggiungere, se era possibile, sì, che esiste proprio da questo punto di vista una fortissima suefazione al discorso attorno alla guerra, che comunque non è una guerra nostra, e quindi nel mio romanzo, per avvicinare di più il lettore o comunque dargli una scossa semantica perché potesse guardare con occhi diversi anche quell'esperienza della guerra, ho usato tutti questi filtri, tra cui anche appunto il linguaggio. Benissimo, allora, Partigiano Inverno, questo è il romanzo di Giacomo Verri, pubblicato da Nutrimenti, che ringraziamo. Grazie mille a Giacomo Verri. Grazie a voi, grazie mille.